da qui a 100 anni, quando ritroveranno nel sabba la terra i resti degli poveri soldati morti ammazzati in guerra? Pensate un po' che Montarozzo d'ossa, che fricandò dei teschi, scapperà fora dalla terra smossa. Saranno eroi tedeschi, francesi, russi, inglesi, de tutti i paesi, o gialla, o rossa, o nera, ognuno avrà difeso una bandiera. Qualunque sia la patria, o brutta, o bella, sarà morto per quella. Ma lì sotto, però, diventeranno tutti compagni, senza nessuna differenza. Nell'occhio, vuoto e fonno, non ci sarà né l'odio e né l'amore per le cose del mondo. Nella bocca scarnita non resterà che l'ultima risata alla minchionatura della vita. E diranno fra loro: solo adesso ci avemo perlomeno la speranza de godesse la pace e l'uguaglianza che ci hanno predicato tanto spesso. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui presenti. Questo inizio un po' inusuale ha voluto farci immergere un po' in quello che era il clima degli anni 1914-1918. Carlo Alberto Salustri, che tutti conoscete come Trelusa, scrisse questa poesia nel gennaio del 1915. Era rimasto lui molto colpito dalla Prima Guerra Mondiale. In realtà tutti gli artisti ne risentirono profondamente. Lui dedicò diverse poesie alla guerra. Questa forse è una delle meno note. Ho scelto di cominciare con una poesia perché in realtà poesia e musica sono due arti inscindibilmente unite e la loro unione avviene proprio nel canto. Trelusa usa dei versi ironici, pungenti, ma che comunque sanno cogliere con grande immediatezza le situazioni politiche e le emozioni umane. La guerra indubbiamente scosse le coscienze, la vita di chiunque fu sconvolta. La produzione artistica ci dà una fotografia esatta di questa complessità. La produzione musicale del primo ventennio del Novecento rappresenta un universo che è estremamente vasto, ma anche enormemente complesso e articolato, in cui le arti si intrecciano e si fondono per dare origine ad una nuova estetica. Era già stato, dal punto di vista musicale, avviato il processo verso la dodecafonia e il politonalismo. Erano gli anni in cui nasceva il movimento futurista, che, come tutti saprete, ha avuto grande parte sulle vicende belliche. I futuristi vedevano la guerra come la sede privilegiata da cui far spirare una ventata di rinnovamento dell'umanità. E la guerra era il terreno fertile per far nascere l'uomo nuovo, anche a prezzo del sacrificio di tante vite umane. Come era stato pubblicato il Manifesto dei Futuristi, l'11 gennaio 1911 venne pubblicato il Manifesto dei Musicisti Futuristi ad opera di Francesco Balilla Pratella, che è questo signore qua, che era di Lugo, era nato nel 1880, era morto nel 1955. Pratella pubblicò il Manifesto dei Musicisti Futuristi in cui prendeva delle decise posizioni verso il conservatorismo musicale. I futuristi, non lui nello specifico, attaccavano la lunga tradizione melodrammatica italiana, lo strapotere degli editori e soprattutto della critica. I nuovi ideali dei musicisti futuristi furono espressi l'11 marzo del 1911 nel Manifesto Tecnico della Musica Futurista, in cui si proclamava la necessità di una nuova estetica. Si dichiaravano equivalenti i concetti di consonanza e di dissonanza, si prendevano in considerazione gli intervalli più piccoli del semitono e si stava teorizzando il superamento del sistema cromatico temperato. Nella produzione di Pratella c'è una grandissima influenza della guerra. Lui scrive tra il 1912 e il 14 l'Aviatore Drò, in cui si metteva in luce proprio questa figura nuova, che era quella del pilota, che era il nuovo tipo di uomo futurista. Dopo l'Aviatore Drò ci sono l'Inno della Vittoria, La Guerra, che è un trittico sinfonico, Il Canto di Guerra.
Le sue idee furono sviluppate da un altro musicista molto meno noto, che è Domenico Alla Leona. Alla Leona era di Monte Giorgio, quindi non molto distante da noi, e sviluppa le teorie di Pratella, pur non avendo pienamente aderito al futurismo. Si rifaceva comunque a quell'estetica. Nel suo linguaggio c'è il ricercare nuovi aspetti della musica, tanto che giunse ad anticipare Schoenberg nel teorizzare la dodecafonia. Scrive anche lui opere dedicate alla guerra, come Per l'Italia, Il canto degli italiani, due canzoni italiane, Per la vittoria, che è una lauda spirituale a tre voci femminili e orchestra, La marcia eroica e La preghiera di un soldato ignoto. Qui vi dico una piccola curiosità che ci riguarda un po' da vicino, perché Domenico Alla Leona è stato il maestro di un nostro importante concittadino, musicista valente che fece una grande carriera dagli anni 20 del Novecento tra l'Italia e l'America, che è Franz Barbie, anzi il marchese Francesco Barbie, lo zio del professore Adolfo, tanto per essere chiari. Al di fuori del movimento futurista, comunque l'ambiente musicale italiano era diviso tra i sostenitori del melodramma e i sostenitori del sinfonismo, quindi tra coloro che auspicavano un allineamento della nuova musica alle estetiche che erano praticate in Francia e in Germania. Questa querelle divenne particolarmente forte proprio legate alle manifestazioni degli interventisti o dei pacifisti. Si accentuarono ovviamente con l'entrata in guerra. Questo causò delle conseguenze alla carriera di alcuni musicisti, come ad esempio a quella di Ferruccio Busoni. Ferruccio Busoni in Italia è stato praticamente boicottato letteralmente perché era stato accusato di germanofilia. Lui in realtà aveva studiato in Austria e si era stabilito a Berlino. Ritorna in Italia solamente nel 1913 perché gli era stata affidata una cattedra al Conservatorio di Bologna. Nel 1915 si trovava negli Stati Uniti, ma dopo l'entrata in guerra dell'Italia, non avendo nessuna predisposizione in questo senso, cioè lui era proprio contrario alla guerra, l'aveva detto e manifestato in più occasioni, si era trasferito a Zurigo. Agli anni della guerra risale un'opera, anzi un capriccio teatrale che si chiama Arlecchino, che è datato tra il 14 e il 16, che è una satira proprio contro le convenzioni, i compromessi, anche contro la guerra e le cause che l'hanno generata. Diversa è la posizione invece di quest'altro musicista qui, che è Alfredo Casella. Alfredo Casella era di formazione francese, diciamo, lui aveva studiato a Parigi era stato in contatto con Debussy, Mahler, Ravel. Le sue musiche in Italia avevano avuto subito un immediato successo, anzi lui era visto come una sorta di faro nel processo di rinnovamento della musica italiana. Anche Casella si trasferisce in Italia nel 1915, gli fu affidata una cattedra al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Sempre nel 15 scrive Pagine di guerra, opera 24. Si tratta di brevi composizioni per pianoforte a quattro mani che sono state suggestionate da alcuni cortometraggi. I primi quattro titoli sono Nel Belgio, sfilata di artiglieria. In Francia, davanti alle rovine della cattedrale di Reims, in Russia, carica di cavalleria cosacca, in Alsazia, croci di legno, e a cui nel 1916-1917 aggiunse in versione orchestrale nell'Adriatico corazzate italiane in crociera, che adesso vi faccio sentire brevemente, non tutto, se ritrovo. Questo era ovviamente solamente un piccolo esempio per darvi un po' l'idea di quella che poteva essere la musica di questi anni. Nell'Adriatico corazzate italiane in crociera è una vera e propria meditazione sulla guerra in corso. Come sentite, la musica è abbastanza complessa, forse di non facilissima comprensione nell'immediato, ma
meriterebbe anche uno studio più approfondito, veramente qui possiamo dedicare pochissimo tempo. Al 16 risale Elegia eroica per orchestra, dedicata in un primo tempo alla memoria dei figli d'Italia caduti per la sua grandezza. Successivamente Casella ha cambiato la dedica scrivendo alla memoria di un soldato morto in guerra. L'ultima parte di quest'opera è del poema sinfonico La Berceau, significa Ninna Nanna, è una sorta di evocazione della patria che viene vista come una madre che culla il figlio morto, e l'autore qui fa una piccola citazione dell'inno di Mameli. Il signore che vedete invece nello schermo è Gianfrancesco Malipiero. Malipiero esprime tutta la sua avversione per la guerra. Le opere di quegli anni formano una sorta di trittico di guerra, che sono Pause del silenzio del 1917, sono 7 brani che vengono concepiti come dei pannelli sonori, ognuno con delle sue caratteristiche specifiche. Si passa per Pantea, che è un balletto composto tra il 17 e il 19 e tra Roma e D'Asolo. Lui era ad Asolo, dopo la disfatta di Caporetto va via da Asolo, si trasferisce a Roma e vi resta fino al 1921. Questo balletto è per una sola danzatrice, baritono, coro e orchestra, ed è ispirato alle vicende belliche. Il trittico è chiuso da ditirambo tragico, la cui composizione è stata impressionata, se così si può definire, dai bombardamenti di Venezia. Riccardo Zandonai. Riccardo Zandonai è una figura un po' difficile da inquadrare. Lui ha avuto un ruolo importante nelle vicende della guerra, aveva aderito alle idee irredentiste ed ebbe un atteggiamento anti-austriaco. Svolse un'intensa attività a favore dell'annessione del Trentino all'Italia. Questo gli costò però l'accusa di diserzione e di tradimento da parte del governo austriaco. Fu condannato alla confisca dei beni e nel 1916 si trasferì a vivere a Pesaro, dove era stato chiamato a dirigere il conservatorio. A questi anni, agli anni della guerra, risalgono l'opera Francesca da Rimini, che forse è la sua opera più nota, che ha il testo scritto da D'Annunzio, o meglio, era una tragedia che D'Annunzio aveva già fatto rappresentare nel 1901. Poi Terra Nativa, che sono impressioni sinfoniche in due suite, Primavera in Val di Sole del 1914 e Autunno tra i Monti, che invece del 17. Sono opere che vengono tutte ispirate da sentimenti patriottici e da impressioni della sua terra. Da Primavera in Val di Sole vi faccio sentire brevemente Alba Triste. Intanto vi dico che lì... Sembra leggermente più comprensibile rispetto all'ascolto precedente, è anche abbastanza nostalgico, ma visto che era dedicata alla sua terra da cui era stato costretto a partire, ecco spiegata la diversa esecuzione musicale, anzi la diversa realizzazione musicale. Sempre al 1915 risale l'inno alla patria per coro e orchestra e una messa da requiem. Allora, questo signore che vedete, forse l'avrete riconosciuto, è Arturo Toscanini. Arturo Toscanini non ha bisogno di presentazioni, ognuno di voi sa chi è, quanto è stato grande e importante per la storia musicale italiana. Dopo l'entrata in guerra dell'Italia aveva tenuto una serie di concerti per beneficenza e per allietare le truppe, e a cui si riferisce questa foto. Lui si era recato proprio sul Monte Santo con un insieme bandistico, come vedete dalla foto, piuttosto consistente, e aveva diretto una serie di concerti. Uno dei musicisti presenti
A queste esecuzioni racconta in una memoria che Toscanini chiudeva ogni concerto gridando viva l'Italia. Era un temperamentoso, era uno di carattere abbastanza forte. Se voi avete mai sentito una registrazione delle sue prove, vi sarete resi conto che insomma forse proprio uno zuccherino non era. Era piuttosto duro, non si fermava di fronte a nulla e non si fermò neanche quando un proiettile d'artiglieria sfondò di netto la gran cassa. Lui andò avanti imperterrito. Senza paura, proseguì questa serie di concerti fino all'ottobre del 1917. Quando arrivò la notizia di Caporetto, l'ensemble Toscanini si trovavano in Friuli Venezia Giulia. Lì decise veramente di non mettere a repentaglio la vita dei suoi musicisti, sciolse la banda, li congedò e lui fece ritorno a Milano. Toscanini però subì delle piccole ritorsioni. Quando nel novembre del 1916 si trovò a dirigere all'Augusteo di Roma un concerto che prevedeva un programma interamente wagneriano. Questo concerto però era stato realizzato poco tempo dopo un bombardamento sulla città di Padova che aveva creato molti morti, soprattutto tra i civili, e probabilmente al pubblico presente in sala l'esecuzione di tanta musica tedesca dovette sembrare una sorta di offesa alla memoria dei caduti, per cui ci furono delle forti contestazioni, il concerto fu interrotto, addirittura in teatro ci fu un lancio di volantini contro Wagner. Toscanini non si poteva certo accusare di essere né germanofilo né contrario alla guerra, anzi era così convinto dell'intervento in guerra dell'Italia che non rivolgeva più la parola a Puccini perché la pensava diversamente. Quindi, lui era convinto assertore che la grande musica fosse al di sopra di tutto, al di sopra delle parti, al di sopra delle vicende politiche, e quindi non vedeva nulla di disdicevole nell'esecuzione di musica tedesca anche in anni particolarmente complessi. Ovviamente la produzione, quella che si può definire la musica colta, diciamo, è enorme, è sterminata, vastissima. Non sono solo i compositori italiani, ma ci sono i compositori ed europei, ma di tutto il mondo. È un mare magnum di produzione, per cui io qui ho dovuto fare una sintesi estrema, di cui avrete pazienza. Passiamo ora ad un altro argomento. L'universo musicale, abbiamo detto, è molto, molto complesso e riguarda non solo la musica colta, ma anche la musica dei soldati, le canzoni, quelle canzoni che i soldati portarono con loro in guerra, le canzoni che avevano nel cuore, le canticchiarono nelle trincee piuttosto che negli assalti. Queste canzoni ci permettono di vedere la guerra con gli occhi di chi realmente l'ha vissuta sulla propria pelle. La produzione musicale anche in questo caso è molto molto considerevole, quindi anche qui dovremmo fare dettagli importanti. La principale funzione del canto nella vita dei soldati in guerra era quella di riscaldare gli animi, di sorreggerli, aiutarli a sperare in un futuro migliore in cui avrebbero potuto tornare alle famiglie, agli affetti lontani. Aveva lo scopo di far socializzare i commilitoni, di sfogare la paura e il dolore, ma anche di passare il tempo e distrarre la mente. I soldati in realtà si distraevano anche con mezzi musicali più semplici, perché si dedicarono alla costruzione di vari strumenti musicali fatti con veramente mezzi di fortuna, con quello che avevano a disposizione. Quindi ci sono reperti, diciamo così, perché c'è stata una mostra fatta alla Cité de la Musique di Parigi non moltissimo tempo fa, per cui c'erano chitarre fatte con contenitori di latta, quelle per il trasporto del petrolio. Violini con le cassette della frutta oppure con le scatole delle munizioni o dei sigari, i coperchi diventavano piatti, un qualsiasi recipiente diventavano tamburi, poi i mandolini, addirittura c'era lì alla Cité de la Musique un mandolino fatto con l'elmetto di un soldato. Gli strumenti potevano essere fatti con materiali più svariati, ma c'erano anche gli strumenti che i soldati portavano con loro, che avevano con loro. Pensate a quanti, ogni esercito aveva almeno una banda o una fanfara, quindi strumenti già presenti. Altri strumenti li portavano da casa, perché ci sono testimonianze di soldati napoletani che sono arrivati al fronte portandosi dietro il mandolino, anche in maniera un po' complessa, perché in realtà non erano facili, gli spostamenti erano fatti a piedi, faticosamente, non c'erano bagagli comodi, quindi un grande sacrificio per amore della musica.
erano privilegiati ovviamente gli strumenti piccoli, le armoniche a bocca, gli strumenti a fiato, strumenti quindi facilmente trasportabili. Il suonare lo strumento, anche in una situazione di grande difficoltà e precarietà, aveva una grandissima importanza perché consentiva di mantenere solidi i rapporti tra i commilitoni, ma soprattutto aveva la capacità di far dimenticare, anche se per pochi istanti, l'orrore di ciò che li circondava, come se riprodurre un suono familiare potesse annullare il rumore della guerra e ricollegarli ad una dimensione sonora naturale. Moltissimi compositori hanno parlato nelle loro memorie, quelli che hanno fatto la guerra ovviamente, hanno parlato del rumore della guerra, hanno provato a descriverlo nelle loro opere. Evidentemente per un musicista questo deve essere un'impressione particolarmente forte sentita. La musica aveva un effetto di estraniazione dalla realtà. Se vi capita, leggetevi il testo Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, meraviglioso, in cui c'è una parte molto commovente, in cui un povero medico giovane, non sapendo più dove mettere le mani dai tanti feriti che gli stavano portando, preso dalla disperazione, si è allontanato e ha cominciato a suonare il mandolino da solo, in piena disperazione, e cantava una canzone a Mare Chiaro cantava. Mare Chiaro è una canzone di Francesco Paolo Tosti del 1896 sul testo di Salvatore Di Giacomo. Questo ci permette di collegarci ad un altro aspetto della musica. Questi sono gli anni della iperproduzione della musica napoletana, ce n'è veramente tantissima. È una fioritura straordinaria, è l'epoca dei caffè concerto, della canzonetta, nei cui testi si ritrovano moltissimi riferimenti alla guerra e agli eventi politici in corso. Gli spettacoli dei caffè concerto sono pieni di retorica patriottica, è tutto un proliferare di lustrini, divise, bandiere tricolori. Nel caso specifico, l'acuirsi del contrasto tra neutralisti e interventisti offrì l'occasione a Colombino Arona e Giovanni Corvetto di scrivere La ragazza neutrale nel 1914. Allora, La ragazza neutrale fa una descrizione dell'Italia come se fosse una bella ragazza corteggiata dal francesi e tedeschi. Ora, la registrazione è molto datata, quindi non è bellissima, abbiate pazienza. Interventisti avevano ovviamente la loro canzone, erano speranzosi e baldanzosi e usavano cantare Guglielmone, Cecco Beppe e Maometto. Guglielmone ovviamente sapete che è Guglielmo II, Cecco Beppe Francesco Giuseppe d'Austria, che erano considerati i fautori della guerra, diciamo. Allora, questa canzone, anche qui la registrazione è molto datata, quindi anche qui ci vuole un po' di pazienza. Barbera, e noi intanto canteremo La Serafina con le parole di Guglielmone. Tenore! Lui crede vincere tutti, gli è proprio un tarvaglione. Guglielmone, Guglielmone, se segui a buscarne farà un bello sodone. Guglielmone, Guglielmone non è proprio, Guglielmone, non fare il prezzo senza, Guglielmone, tu non riesci a niente, che tu... Allora, come avete sentito, la voce all'inizio dice cantiamo La Serafina con le parole di Guglielmone. Questa cosa la ritroveremo moltissimo, cioè l'utilizzo di una melodia preesistente a cui vengono applicate delle parole, dei testi diversi. È una tecnica in realtà molto molto antica della musica vocale, risale almeno al XII secolo e all'epoca prendeva il nome di contrafactum,
cioè si prendeva una melodia nota, molto nota, a cui venivano di volta in volta adattati dei testi diversi in base alle necessità. Ovviamente da questo scaturivano una serie di varianti tra una canzone e l'altra. È lo stesso che avviene per questa qui, Giovinezza. Giovinezza, che tutti ricorderete come l'inno fascista del 1925, in realtà ha un'origine molto molto più antica, perché risale al 1909. Ed era stata edita con il titolo Il Commiato, opera di Giuseppe Blanca, il testo di Nino Xilia, ed era un canto goliardico di addio agli studi degli studenti universitari dell'Università di Torino. Nel 1917 a quella melodia fu applicato un testo di Marcello Manni che la fece diventare l'inno ufficiale degli Arditi. Una terza versione del testo su questa stessa aria divenne l'inno dei sindacalisti nazionali corridoniani nel 1919. Poi nel 1925 Salvator Gotta mise il testo con cui è oggi nota, che è appunto quello di Giovinezza. Ora forse non si vede benissimo, ho indicato le differenze testuali tra le versioni del 9, del 17, del 19 e del 25. Ovviamente sono adattamenti in base alle esigenze. Un inno ufficiale degli Arditi non sarà uguale a un canto goliardico di studenti, per cui ho cercato di evidenziare le differenze di testo. Non credo che si vedano benissimo. Fidatevi, sono diverse. Allora, vi faccio sentire, tanto la conoscete, 2 secondi, però ho trovato solo la versione del 25. Allora, al 1915 risale una delle canzoni più note della storia della canzone italiana, che è O Surdato Innamorato. Il testo era di Aniello Califano ed era stato musicato da Enrico Cagno. La canzone, il testo è abbastanza semplice perché descrive la tristezza di un soldato che combatte al fronte durante la prima guerra e che soffre per la lontananza della donna di cui è innamorato. Ebbe però una eccezionale diffusione tra i soldati, era conosciutissima. E soprattutto era molto sentita, in particolare era sentita dai soldati napoletani che, trasportati al nord, sentivano quel mondo lontanissimo dal loro mondo di tutti i giorni. Qui c'è una testimonianza eugubina. Come ricorderete probabilmente, Fabrizio Cece il 30 settembre ci ha parlato di una testimonianza dell'avvocato Terradura, che si era mosso contro le canzoni napoletane definendole poco adatte alla guerra e portava come esempio proprio Surdato Innamorato, che dice Terradura, con la sua straziante melodia avrebbe spiritualmente invitato a disertare per fuggire lontano accanto alla propria bella. Che, e qui forse ci mette un pochino di cattiveria, forse appena appena, dice: in quelle stesse ore forse ingannava il tempo il fidanzato trastullandosi con qualche imboscato. Quindi, come dire, non aveva una grande opinione delle canzoni napoletane. Allora, O Surdato Innamorato la conoscerete tutti, ma abbiate pazienza, me ne faccio sentire 2 secondi. Sempre a fianco a me,
Allora, la produzione napoletana è incommensurabile, sono moltissimi compositori come moltissime sono le canzoni che hanno scritto e moltissime sono quelle legate alla guerra. Per ragioni di tempo faremo un taglio, citeremo velocemente due canzoni di Ernesto De Curtis, Sentinella del 1917 e A guerra. In questa produzione però così esagerata, perché veramente esagerata, non si poteva non parlare di E a Mario, che sarebbe lo pseudonimo di Giovanni Gaeta, mandolinista che pubblicò un numero considerevole di canzoni, tra cui la più famosa è La leggenda del Piave. La leggenda del Piave divenne subito popolarissima e si era diffusa in pochissimo tempo anche tra i soldati. Inizialmente furono composte solo le prime tre strofe della canzone su sollecitazione di alcuni ufficiali. Sullo spartito, come vedete in alto alla mia destra, quindi ai soldati che lo santificarono, agli alleati che lo ammirarono, ai nemici che lo ricorderanno. La canzone ebbe una presentazione ufficiale il 20 agosto del 1918 al Teatro Rossini di Napoli. Nel novembre dello stesso anno l'autore aggiunse la quarta strofa, quella in cui praticamente si parla della vittoria. Diciamo che le lunghe quattro strofe trattano quattro argomenti specifici: la marcia dei soldati verso il fronte, la ritirata di Caporetto, la difesa sulle sponde del Piave, l'attacco finale e la vittoria. Il testo non è attendibilissimo perché, per esempio, quando parla della disfatta di Caporetto parla di un tradimento che è stato fatto, perché in realtà inizialmente i poveri soldati furono accusati di tradimento. Poi la storia è stata un po' rivista, no? Per cui la disfatta di Caporetto non era più un tradimento ma un errore degli alti comandi. Nel 1929, per iniziativa del ministro dell'educazione nazionale Pietro Fedele, i versi della leggenda del Piave che alludevano al tradimento furono cambiati. Qui forse li vedete un po' meglio il testo com'era nell'originale e sotto la versione cambiata, dove tradimento viene cambiato con fosco evento e per l'onta consumata a Caporetto viene trasformata poiché il nemico irruppe a Caporetto. La canzone godette di una grandissima fama, tanto da essere l'unica ammessa nelle cerimonie commemorative. Ma parlando della leggenda del Piave non si può non parlare della canzone del Grappa. Il testo era di Emilio Del Bono, che sembra che si sia ispirato ad una scritta fatta da ignoti sulle pareti rimaste in piedi di una casa distrutta dagli austriaci. Montegrappa, tu sei la mia patria. La musica è del capitano Antonio Meneghetti. Si suppone che la canzone del Grappa sia stata composta di getto nell'agosto del 1918. La controffensiva italiana che aveva ricacciato gli austriaci al di là del Piave, dopo la controffensiva degli italiani che avevano cacciato gli austriaci al di là del Piave. Il 24 agosto del 18 la canzone del Grappa fu eseguita per la prima volta a Villa Dolfin di Rosà alla presenza del re. Questo canto però non ebbe un grandissimo successo, ma se avrete la pazienza ad aspettare alla fine ve lo faccio sentire per intero. Un altro componimento molto interessante è sicuramente Bombardano Cortina, che fa riferimento proprio al bombardamento che la città di Cortina subì nel 1915 sia dagli austriaci che dai tedeschi. Ora la vicenda sarebbe piuttosto lunga da narrare, io non posso, per cui sappiate che Cortina fu bombardata dai tedeschi che all'epoca non erano neanche contro l'Italia, per cui questa cosa fu sentita veramente come un grande tradimento e di questo tradimento si parla proprio nel testo della canzone. Che invece i tedeschi, invece di risparmiare un paese che era loro alleato, lo bombardarono. La canzone non ebbe un grandissimo successo. Verso la fine del periodo fascista, la frase dei tedeschi traditori, come vedete nel testo, fu cambiata in nemici traditori, perché ovviamente non si poteva parlare di traditori, di quelli che erano diventati loro alleati. La Grande Guerra influenzò anche il canto popolare. Il canto popolare ha una miriade di sfaccettature che vanno dalle ballate, i canti di lavoro, i canti rituali, le filastrocche. Tutti questi canti risentirono degli eventi bellici e immaginate che il canto popolare si spostò con i soldati. Quelli che andavano al fronte portavano con loro le loro canzoni, quelle che avevano imparato a casa loro, che è quello che sarà sicuramente successo ai soldati italiani che poi andarono sul Col di Lana, di cui poi parleremo, perché faremo una piccola divagazione sui canti
ceraioli, chiamiamoli così. Allora, portandoli in terre diverse, avranno portato la loro cultura, la loro tradizione, ma avranno anche sentito e imparato la cultura e la tradizione di regioni diverse. Cioè, si verifica quindi una sorta di contaminazione. Ecco perché alcuni canti imparati in un posto poi si possono ritrovare nella tradizione di una regione molto più lontana. Tra questi canti popolari va ricordato Sulle balze del Trentino. Questo è un canto di tradizione alpina. In realtà molti canti della prima guerra sono entrati a far parte della tradizione alpina e hanno contribuito a creare un repertorio enorme che tramanda dei valori precisi che sono il senso d'appartenenza e l'identità. Un altro tipo di produzione è quello che vide l'adattamento e l'aggiornamento di antichi brani, come Il Testamento del Capitano. Il Testamento del Capitano è derivato dal Testamento del Marchese di Saluzzo, che è una ballata del 1528, composta dai soldati per la morte del Marchese Michele Antonio Saluzzo, che era capitano generale delle armi francesi nel Regno di Napoli, ferito a morte durante la difesa della fortezza di Aversa, assediata dalle truppe borboniche, espresse le sue ultime volontà ai soldati riuniti attorno al suo letto. Di questo canto esistono varie redazioni, tra cui una in Monferrato, dove prende il nome del capitano delle milizie, una in Emilia, dove diventa Il Capitano Beve l'Acqua, una del Veneto e del Trentino, dove diventa Sior Capitano della Salute. Rielaborato dagli alpini in numerosissime varianti, il canto fu molto diffuso durante la Grande Guerra e divenne popolarissimo, ma arrivò fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando viene cantato con il titolo Il Colonnello fa la dunata. Questa è il frontespizio. Questo è Il Testamento del Capitano, ve ne faccio sentire sempre un pezzettino. Allora, in questo contesto si pone un'altra canzone che è Il 29 luglio, antico canto popolare del Veneto e alcune zone della Valle Padana, diffuso tra i nostri soldati soprattutto nel conflitto 1915-1918. Non è dato sapere a che cosa si riferisca la data 29 luglio o 29 giugno, perché in alcune varianti presenta questa data diversa. L'unico evento di una certa rilevanza che è successo con questa data potrebbe riferirsi al 29 giugno del 1916, quando gli austriaci, facendo largo uso di gas asfissianti, tentarono un violento attacco nella zona carsica di San Michele San Martino. Durante il fascismo la canzone venne ulteriormente modificata, per cui nella prima strofa non si cantava "è nata una bambina", ma "è nato un bambino", facendo riferimento ovviamente alla nascita del Duce, che effettivamente avvenne il 29 luglio. Di qua di là dal Piave è un'antica canzone che divenne celebre solo dopo che gli alpini se ne furono appropriati. Il modulo originario della canzone potrebbe essere, anche se con qualche riserva, quello di un canto popolare monferrino pubblicato nel 1870 con il titolo La ragazza innamorata dei soldati, in cui si riscontrano alcune analogie. Una menzione speciale merita Dio mio bell'addio. Questa era nata in realtà con il titolo L'addio del volontario all'innamorata. Era stata cantata per la prima volta dai volontari e dagli studenti toscani che nel 1848 si riunirono all'esercito piemontese e combatterono a Curtatone e Montanara. Fu molto diffuso durante tutto il Risorgimento, venne ripreso col semplice titolo di Addio mio bell'addio nel periodo della Prima Guerra Mondiale.
È un canto patriottico molto noto, ma l'autore della musica è ignoto. Si conosce solo l'autore del testo, che è il poeta fiorentino Carlo Alberto Bosi. Bosi era un poeta, un patriota e soprattutto un avvocato di professione, che fu tra i primi alti funzionari del regno italiano, nato nel 1861. Bosi aveva scritto molti altri testi di canzoni patriottiche che però non avevano avuto un grandissimo successo in realtà. Questa è la prima che ha veramente una grandissima diffusione. Abbiamo detto era stato cantato dai volontari in partenza per la prima guerra di indipendenza, a cui partecipò lo stesso Bosi con il soprannome Cicoria. Allora, la conoscete tutti, quindi possiamo anche andare avanti, non credo che l'ascolto. Allora, oltre a quelli già brevemente accennati, ci sono poi i famosi canti di protesta, quelli contro la guerra e contro coloro che l'hanno voluta. Tra le più note c'è sicuramente Fuoco e mitragliatrici, che risale al primo conflitto mondiale. È stato raccolto dall'etnomusicologo Roberto Leidi ad Alfonsina, in provincia di Ravenna, in cui vengono denunciate le terribili condizioni della guerra, in cui per conquistare pochi metri di terra si devono perdere tanti compagni. È un canto della Grande Guerra, ma composto sull'aria di una canzonetta napoletana che è Sona Chitarra di Libero Bovio con musica di Ernesto De Curtis. La composizione di questa canzone si pone tra il 1915 e l'inizio del 1916. È difficile trovare canti come questo in cui c'è veramente un così forte sentimento doloroso verso l'obbligo del servizio militare e verso la guerra. La retorica, in realtà la retorica celebrativa dei canti militari impone di diffondere ben altri testi. Ve ne faccio sentire un pezzettino. Non ne parliamo di questa guerra, che sarà lunga un'eternità. Per conquistare un palmo di terra, quanti fratelli son morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Un altro canto di protesta è uno stornello, il General Cadorna. È nato in occasione della Prima Guerra Mondiale, fu vietato dai comandi senza però riuscire a bloccarne la circolazione, tanto che non furono pochi i soldati condannati a pene detentive e pecuniarie per averlo cantato. Allora, anche di questo un pezzetto. Allora, anche i canti di protesta sono molto, molto numerosi. Uno dei più noti è sicuramente La Tradotta. La Tradotta era il treno militare a lungo percorso. È un canto molto malinconico, con lievi varianti dopo Caporetto, è stato ripetuto in tutte le regioni d'Italia. I soldati vi mettevano una strofa che testimonia l'immenso sacrificio di vite fatto dalla gioventù italiana in difesa della patria. È un canto derivato da un antico modello in uso tra i minatori del Bresciano, risale più o meno agli anni 1872-1880. Poi è stato diffuso dai nostri soldati con un nuovo testo nel 1915. Si riscontrano ovviamente degli atteggiamenti di palese contestazione della guerra. Da questa versione ne deriva anche un'altra che ha un contenuto ancora più violento, che è nota come La Tradotta che parte da Novara. Questa è La Tradotta che parte da Torino e l'altra è La Tradotta che parte da Novara. Il canto è ispirato agli avvenimenti connessi all'offensiva austro-tedesca contro le nostre difese il 15 giugno del 18. Allora, ne sentiamo anche in questo caso brevemente. Thank you.
ancora più nota è Tapum. Tapum la conoscete veramente tutti. L'onomatopeico Tapum sta ad imitare appunto il colpo dell'arma da fuoco. La sua origine risale a un vecchio canto di minatori e nato durante i lavori di scavo della galleria ferroviaria del San Gottardo. Il Tapum in quel caso si riferiva allo scoppio delle mine. L'incisione di questa canzone però compare in un elenco di dischi che erano ritenuti contrari all'ordine nazionale, con il titolo La conquista dell'Ortigara, cioè il 31 maggio del 29 la prefettura stabilì che era vietato cantare questa canzone. Per spiegare questo atteggiamento censorio si deve ricordare che sull'attacco dell'Ortigara ci furono dei dubbi, praticamente anche in questo caso si parlò di slealtà da parte degli alpini, in realtà poveretti, insomma ne sono morti tanti, per cui... sto andando un po' velocemente, scusate. Altra canzone molto molto nota, Gorizia tu sei maledetta. Questa, se avete pazienza, ve la faccio sentire dopo per intero. È una canzone meravigliosa che ha un testo molto molto forte e che fa riferimento alla battaglia di Gorizia dell'agosto del 1916. Tanto per dare i numeri, morirono 50.000 soldati, tra cui 1.759 ufficiali e 40.000 soldati austriaci. Per questa occasione nacque questa canzone che è stata scritta da un militare anonimo, non si sa chi sia. È un canto che ha conosciuto per molto tempo, la sua esecuzione insomma, è stata abbastanza complessa e contrastata perché aveva una strofa che diceva «Traditori signori ufficiali, che la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù». Fu ovviamente censurata questa frase perché sottolineava, oltre il carattere pacifista, anche una netta connotazione di classe. Eliminata la strofa, però entrò tranquillamente nel folklore italiano. Un'esecuzione di questa canzone al Festival dei Due Mondi nel 1964 scatenò un vero e proprio scandalo che restò sulle pagine dei giornali per settimane intere. Molto brevemente, al Festival dei Due Mondi nel 1964 venne messo in scena lo spettacolo Bella Ciao. Era curato da Roberto Leidi e Filippo Crivelli. Quando uno degli interpreti, Michele Straniero, che è un musicologo e cantautore, cominciò a cantare Gorizia, la cantò con la famosa strofa che era stata censurata, in teatro si scatenò l'inferno, perché ci furono proteste, fu interrotta l'esecuzione, dovette intervenire la polizia, lo scandalo finì sui giornali per settimane, si cercò di vietare tutte le altre rappresentazioni dello spettacolo, in realtà non ci riuscirono, ma... tutte le sere ci fu comunque una serie di disturbi e alcuni degli esecutori e gli autori furono anche denunciati per vilipendio alle forze armate. Quindi, come dire, ha avuto una storia bella, bella tensa e complicata. Altra canzone di protesta, Torna Trilussa. Allora, Ninna Nanna della Guerra è stata scritta nel 1914, Trilussa in quel momento era l'apice della carriera, era amato e temuto al tempo stesso, la poesia ebbe un successo clamoroso, diffusa moltissimo ovunque e soprattutto nella zona del Piemonte, tanto da essere trasformata in una canzone, anche in questo caso su una melodia preesistente, per la precisione su una canzoncina piemontese intitolata Feramiù, ossia Venditore di Rottami. Il testo della poesia è stato pubblicato ampiamente sui giornali socialisti piemontesi durante la guerra, venne ripreso anche dall'Ordine Nuovo di Antonio Gramsci nel 1921, preceduto da una nota di Palmiro Togliatti che ne confermava l'ampia diffusione a partire dal 1917. In quasi tutte le versioni di questa canzone non sentirete la prima strofa che recita così. Ninna nanna nanna ninna, er pupetto vola zinna, dormi dormi cocco bello, se no chiamo farfarello. Farfarello e Guglielmone che se mette a pecorone, Guglielmone cecco Peppe che s'arregge con le zeppe de un impero mezzo giallo e mezzo nero. Ovviamente fa una sorta di insomma, paragona un po' i due, l'imperatore d'Austria e quello tedesco al diavolo, a Farfarello, che è un diavolo della tradizione popolare. Sentiremo Ninna Nanna della Guerra da un romano doc. Fa la ninna, fa la nanna, che nel sonno non vedrai tante infamie e tanti guai,
che succedono per mondo, tra le spade e i fucili dei popoli civili, tra la gente che si scanna per un matto che commanna, che si scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che sto covo d'assassini che ci insanguina la terra. Lo sa bene che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri e le borse, fa la ninna cocco bello finché dura sto macello, fa la ninna che domani rivedremo i sovrani che se scambiano la stima con amici più di prima, so cugini e tra parenti non se fanno complimenti, torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti tra di loro senza l'ombra d'un rimorso ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro. Per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Allora, i soldati portarono la musica ovunque, ovunque andarono la portarono anche nelle condizioni sofferte e dolorose dei lager, perché i lager tutti li conoscete, luoghi di prigionia, luoghi di grande dolore, di sofferenze, di privazioni estreme, dove veramente non avevano nulla, vivevano di nulla, di mancanza di cibo, di freddo, di malattie. In questa disperazione i soldati italiani riuscirono a trovare il coraggio di fare musica. Nei lager di Mauthausen, questo è un nome difficile, perdonate la pronuncia, Zygmuntsberg, Katzenau, Rastatt e Celle, ci furono delle orchestre, formarono delle orchestre. A Mauthausen, ovviamente, ogni campo aveva delle regole diverse, per cui la produzione musicale fu diversa. A Mauthausen c'era un'orchestra, era destinata ai soldati italiani, le condizioni di vita erano veramente dure, c'era la fame, il lavoro nelle cave, le malattie, comunque i soldati trovarono il modo di fare musica. Si era formata un'orchestra, una banda e una compagnia teatrale. E in mezzo a questi artisti c'era Stefano Pirandello, figlio del più noto Luigi Pirandello, che poi sapete ha seguito le orme del padre con il nome d'arte Stefano Landi. Tra le altre cose lui ha ripreso questo nome da un musicista del Seicento che è uno dei primi autori di opere barberiniane e che scrisse il famoso Sant'Alessio. Il libretto del Sant'Alessio era di Giulio Rospigliosi, il futuro Papa Clemente IX. A parte questa piccola divagazione, Stefano Landi non era solo un letterato, non studiava solo lettere quando si era arruolato volontario nel 1915, ma era anche un musicista e proprio a Mauthausen lui scrive delle composizioni per orchestra di cui dà conto in una lettera inviata al padre nel maggio del 1916. C'era la banda, dall'opera meritoria di tal Pietro Gilardi, cornettista di questa banda e anche catalogatore e copista dei pezzi musicali, sappiamo anche qual era la consistenza della banda, che era fatta di flauti, ottavini, clarinetti, corni, cornette, trombe, tromboni, flicorni, contrabbasso e batteria. Quindi c'era persino un coro che accompagnava le messe e le celebrazioni, quindi come dire, opera meritoria. A Zygmuntsberger si organizzarono dei concerti, anche qui c'era un'orchestra addirittura con 70 elementi, quindi tutti ufficiali internati nel lager, tutti italiani.
L'artefice di quest'opera era tale Achille Consoli. Achille Consoli fu un musicista piuttosto importante che dopo la guerra fece una grossa carriera come direttore di coro della Scala del Teatro Costanzi di Roma. Il Teatro Costanzi sarebbe l'attuale Teatro dell'Opera e poi del Colon di Buenos Aires. A Katzenau, anche qui, anche in questo lager c'era la banda, anche qui, questo lager è famoso perché qui fu scritta la canzone di Katzenau, che era opera del poeta romano Ioris, che era rinchiuso nel lager, che la compose, la scrisse praticamente sulla melodia di Fior di Roccia, che è un valzer di questo signore qui, che è Giacomo Sartori, un mandolinista era. Ve ne faccio sentire un pezzettino della canzone di Katzenau. Emblematico, il lager di Selle, qui c'era un'attività musicale intensissima, c'erano addirittura tre orchestre, quella dei blocchi A e D, del blocco B e del blocco C. Quella del blocco A e D era il primo violino, era il perugino Mario Squartini, che poi dopo la guerra si è dedicato all'insegnamento, ha fatto tutt'altro. L'orchestra, forse quella più vivace, diciamo, era quella del blocco C, il cui artefice, fautore e colui che l'ha fortemente voluta è Giuseppe Denti. Giuseppe Denti era un pianista e un compositore, che è questo signore qua. Questa è la foto e questo è il suo autoritratto, perché lui era anche pittore, tra le tante cose che faceva, quindi quello è il suo autoritratto. Lui organizzò veramente, era un capitano del 262esimo reggimento fanteria Brigata Elba, era stato catturato nel 1917 e ha lasciato delle testimonianze preziosissime, perché ha lasciato quaderni, disegni, acquerelli, composizioni musicali fatte proprio nel lager, tra cui la più famosa è La signorina Lager, che è uno scherzo melodrammatico su un testo del capitano Alberto Casella. Molto velocemente, non sapete che però a questa signorina Lager lavorò con quest'altro signore che è Alceo Rosini. Alceo Rosini è un violinista, dopo la guerra ha fatto il violinista, si è occupato solo di musica e è stato il primo violino del Quartetto Italiano di Roma e il violino di spalla dell'orchestra EIAR, cioè Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, l'antenato della RAI, tanto per essere chiari. Denti e Rosini lavorarono a questa signorina Lager, organizzarono l'orchestra, organizzarono spettacoli teatrali, riuscirono addirittura a mettere in scena Nabucco, Lombardi, Trovatore e Aida. Quindi, come dire, attività piuttosto decisa. Oltre alla musica di Denti, si eseguivano opere di Chopin, Schumann, Mendelssohn e Offenbach. Come vedete, la musica ha veramente un potere che passa tutti i limiti, passa i confini, passa il dolore, passa qualunque cosa. Dopo questa lunghissima chiacchierata, in cui spero non vi siate annoiati, lo spero vivamente, passiamo a parlare del motivo per cui in realtà siamo qui, cioè il Col di Lana. Le vicende del Col di Lana sono note a tutti, non sto io qui a dirvi assolutamente nulla. Vi dico solo che sarà opportuno ricordare in questa mia brevissima trattazione, che non ha assolutamente la pretesa di nulla, non è di essere né esaustiva né completa, perché ci vorrebbero degli studi talmente approfonditi che, e non c'è neanche il tempo materiale, no? Però ricordiamo, qui forse un po' di sano campanilismo ci vuole. La nostra festa è unica, non ce ne sono altre con una tradizione così lunga,
E le musiche che accompagnano questa festa straordinaria sono state a trasmissione orale. La trasmissione orale, la tradizione orale, presuppone che ogni generazione trasmette alle successive la propria cultura senza essere scritta. Questa sua natura comporta, come già specificato, una contaminazione, per cui i canti di un luogo si possono ritrovare in un altro, l'abbiamo già detto per altre circostanze. Ancora cito l'avvocato Terradura, che, se non, che Fabrizio oramai ci ha fatto conoscere, per cui... dunque, sempre in quel testo in cui lui si scaglia contro la musica napoletana, dice: «Con la cannonata che sorvola una sola canzone si intona, la nostra eugubina. Se vuoi venire alla festa da ballo, balleremo diverse quadriglie». E proprio da questa citazione voglio partire per evidenziare solamente alcuni aspetti. Allora, sicuramente i nostri soldati avranno cantato le canzoni che conoscevano e che portavano durante il Col di Lana, dico, e che portavano nel cuore dall'amata Gubbio. Terradura cita la canzone, un verso del fazzoletto puntato davanti. Come potete vedere, forse non so se si legge bene, non si legge bene, fidatevi, la seconda strofa di questa canzone, «Vuoi venire alla festa da ballo?», potrebbe derivare da una notissima canzone databile agli anni 50 dell'Ottocento, La bella Gigogin. Questa famosissima canzone si deve al compositore milanese Paolo Giorza, che ha scritto moltissime musiche valse, tra cui molti valse. Ha fatto una grossa carriera tra l'Italia, l'Inghilterra, Francia, America, Australia, quindi ha lavorato e viaggiato molto. Tra i suoi lavori più celebri c'è appunto La bella Gigogin, che è diventata successivamente una canzone tanto famosa quanto amata durante la seconda guerra di indipendenza. L'autore si ispirò ad alcuni canti popolari lombardo-piemontesi. Gigogin è il diminutivo piemontese di Teresina ed era usato dai carbonari per indicare l'Italia. Venne seguita anche al Teatro Carcano di Milano nel 1858. L'autore del testo è ignoto ed è scritto in un mix di dialetto piemontese e milanese. Il ritornello «Daghela avanti un passo, delizia del mio cor» provocò l'adesione entusiastica del pubblico, che vi scorgeva un significato sottinteso, un invito al Piemonte ad accorrere in aiuto della Lombardia dominata dagli austriaci. La canzone ebbe, abbiamo detto, grandissimo successo. Dalla fine dell'Ottocento è diventata l'inno dei bersaglieri. La particolarità sta nel fatto che la strofa, simile a quella conosciuta a Gubbio, si trova solo nella versione cantata dal 7° Reggimento Bersaglieri. Si parla in questo caso ovviamente di identità solo testuale e non musicale, e vi faccio sentire. La musica non è uguale, eh? Come sentite, la strofa è abbastanza simile, ci sono poche differenze in realtà. Non so se riuscite a vederla, la versione gubina: «Vuoi venire alla festa da ballo? Balleremo diverse quadriglie», diciamo bella la mamma con tutte le figlie. Nella versione del 1858, «Se vuoi venire alla festa da ballo, balleremo insieme 14 quadriglie, balla la madre con tutte le figlie», quindi è abbastanza simile. Allora, quel mazzolin di fiori... un'altra strofa. «Vuoi venire con me a Livorno? Un nuovo mondo ti faccio vedere. Quando sei stanca ti metti a sedere».
Questo testo è identico a quello di un'antica canzone del Settecento che veniva cantata da coloro che arrivavano a Livorno sui barocci per prendere le rotte del Mediterraneo. Il testo è identico. Per quanto riguarda la melodia, purtroppo non è dato sapere, o meglio, la melodia non l'ho trovata, ma l'ho cercata, perché io lavoro a Livorno, per cui ho chiesto lumi ai miei colleghi di lavoro, ai miei allievi. Io lavoro in conservatorio, quindi, come dire, i colleghi dovevano essere un po' più... Nessuno conosceva questa cosa, tranne un mio allievo che il nonno gli diceva che dovrebbe esistere questa canzone cantata da una certa Tina Andrei, che è un'attrice e cantante specializzata in esecuzioni in vernacolo livornese. Questa canzone chiudeva un vecchissimo film che si chiama Uccelli di Broto, scusate. Io l'ho cercato, ma non l'ho trovato da nessuna parte, ma non demordo, perché volevo sentire se ci fosse un'identità anche dal punto di vista melodico, visto che dal punto di vista testuale sono identiche. Altra canzone universalmente nota, Quel mazzolin dei fiori, è un canto di tradizione orale del nord Italia che si può localizzare nella zona delle Alpi Lombarde. Sicuramente nella Prima Guerra Mondiale ha avuto la sua massima divulgazione da lì in tutta Italia. La tradizione orale esclude per sua natura una datazione certa che si può ipotizzare intorno alla fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento. Da questo momento in poi cominceranno tutta una serie di varianti e elaborazioni a più voci di questo canto. Poi, da ste finestre basse saranno ste ragazze. Si trova invece abbastanza simile in un canto popolare del Trentino. Allora, questo è il mazzolin dei fiori. Allora, eccolo qua, scusate. Allora, da ste finestre basse saranno ste ragazze. Potrebbe derivare, c'è una somiglianza, non un'identità, per carità non c'è, da un canto popolare del Trentino che è Tante putele bele. Questo canto qui dice che fanno ste ragazze alle finestre basse. Io ve lo faccio sentire, ma solo per dovere di cronaca. Allora, la strofa, poi i versi, quando ritorno ti porto un fiore, viva l'amore, si trovano invece in una strofa di Senti la tromba, di cui ha già ampiamente parlato Fabrizio in un articolo. È una canzone proveniente dal Comasco, anche in questo caso si tratta di una canzone nata durante la guerra del 1859 che si riferisce alle vittoriose battaglie di quella primavera contro gli austriaci. Si parla sempre di affinità testuali perché le melodie sono diverse, almeno fino a un caso particolare. E finché fiocca questa bandiera è la leggera, e finché fiocca questa bandiera è la leggera trionferà, dove c'è un'identità anche musicale. Nasce il problema dell'identificazione di questa leggera, che in alcuni testi viene definita lingera o ligera.
È una questione piuttosto annosa, sulla cui risoluzione hanno compiuto studi specifici insigni studiosi, antropologi ed etnomusicologi. Uno di questi, Bruno Pianta, in un suo articolo dal titolo Furfanti trionfanti, cita uno scrittore, Dino Coltro, che nel suo volume Cante e Cantari, e più specificamente nel capitolo dedicato ai canti sociali, riporta questa canzoncina: e finché fioca ne sta manera, le la ligera, le la ligera, e finché fioca ne sta manera, le la ligera trionferà. Oltre al testo, Coltro riporta anche uno spartito manoscritto con il seguente motivo. Ora, io l'ho trascritto perché era scritto a mano, l'ho digitalizzato e ve lo faccio sentire. Scusate, ma mi è scorso. Ecco. È identico. Allora, avete sentito, è perfettamente identico. L'etnomusicologo Pianta immediatamente identificò questo motivo con uno che lui aveva sentito da ragazzino, subito con quello della rivista del Corredo, perché era notissimo, e poi ricordava di averlo già sentito cantare da un minatore, un certo Peppino Bregoli di Pezzazze, Brescia. E intanto che fioca in sta maniera, e la lingera e la lingera, intanto che fioca in sta maniera, e la lingera trionferà. Pianta affida al famosissimo antropologo Glauco Sanga, che è professore ordinario dell'Università Ca' Foscari di Venezia, l'analisi di questi versi. In un suo trattato, Sanga dice che si tratta indubbiamente di un canto di minatori con un significato non del tutto chiaro. Il termine leggera nell'Italia settentrionale è molto diffuso anche con diverse varianti, quali ligera e lingera. Il termine sta a indicare oziosi, spiantati, malviventi, vagabondi, mendicanti, braccianti girovaghi, operai nomadi o irregolari come minatori, muratori o manovali. Il termine leggera starebbe quindi ad indicare una determinata classe sociale. Sembra che la canzone possa riferirsi alla difficoltà che ha la leggera di affrontare e risolvere l'inverno, nonostante le difficoltà però si potrà vivere bene. Questo problema si poneva anche per tutte le classi sociali precedentemente identificate con il termine lingera. Quindi anche per le popolazioni di montagna in cui i lavori agricoli erano sospesi e bisognava superare l'inverno con le magre scorte della poverissima economia agropastorale. Interpretazione simile è stata data dallo studioso Mimmo Boninelli. Nel suo lavoro Il bastimento parte, che sono canti dell'emigrazione bergamasca, Boninelli afferma che la leggera è un operaio emigrato, nel caso specifico in Francia, che non ha voglia di lavorare, quindi quel poco che guadagna lo sperpera in giro. E anche Boninelli riporta i versi all'interno di un altro canto: e intan che il fioca a sta manera, e la lingera, intan che il fioca a sta manera, e la lingera trionferà. Cioè, finché nevica non si lavora e quindi c'è solo divertimento. Fabrizio, in un suo articolo, credo di qualche tempo fa, vero? riferisce che il cappellano Don Emilio Campi, che era un cappellano militare, cita nel suo diario risalente alla Prima Guerra Mondiale i seguenti versi: e finché fioca a sta manera, e la lingera trionferà. Mentre era in mezzo ai soldati e stava nevicando, quindi durante la guerra questa strofa veniva aggiunta all'inizio della notissima rivista del Corredo o dell'Armamento. Il canto La stella dei soldati, nel cui testo si hanno evidenti riferimenti al ritornello della rivista del Corredo, è una breve canzone garibaldina di cui si contano parecchie varianti. Pare che sia stata scritta nel 1866 per poi ricomparire tra i nostri fanti nel 1915. In conclusione, non possiamo non prendere in considerazione il canto della rivista del Corredo dell'Armamento, che ha per ritornello l'ultima sequenza dei canti ceraioli presi in esame, uguale sia nel testo che nella melodia. È un canto di origine precedente alla Grande Guerra, ma fu in quel periodo che si diffuse tra i soldati, venendo ampliato con strofette improvvisate, quali le bombe sipe che noi portiamo son caramelle e la tradotta che noi prendiamo l'è la lumaga. Non è comunque possibile avere una genesi precisa del canto e in che ordine fossero le strofe originali. Io avrei concluso, vi ringrazio. Se avete 2 minuti di pazienza vi faccio sentire 2 canzoni, 2 velocemente, 2 canzoni di protesta, Tapum e O Gorizia tu sei maledetta, e chiudiamo con la canzone del Grappa. Sarà eseguito da
queste erano canzoni del popolo e io vi faccio sentire un popolo in cui ci sono anche i bambini. Quindi il mio popolo, se si sbriga.